Paolo, una domanda. Successo l'Oscar per la grande bellezza, due film youth sotto certi aspetti diversi ma molto simili, parlano del decadimento della società o del decadimento fisico, una troupe, un cast eccezionale, ma un po' di freddezza a Cannes nei giudizi, né menzionato, né insomma, questa cosa come la interpreti? Una spiegazione? No, ho fatto anche io per dire dei festival di cinema e non, come dire, ci sono dei criteri di giudizio che sono legati al momento e alle persone che ne fanno parte, a come si stabiliscono dei rapporti di forza tra le persone, di soggezione culturale. Ci sono tante ragioni, quindi questo problema di non ricevere il record, se non concorso, vi assicuro che è molto un problema, viene vissuto più come un problema critica della critica che non da chi ci va, perché chi ci va sa benissimo che così che vanno le cose, sono 8, 9, 10 persone che ti giudicano e sai benissimo che i criteri sono, non ci sono neanche dei criteri, è la giuria che stabilisce i criteri per premiare. Se hanno stabilito un criterio per cui non fai parte. Premiato, ma questo fa parte del gioco e si sa, quindi andare a questi festival così importanti per noi che facciamo i film è perché c'è una grande visibilità di stampa, perché parallelamente c'è un mercato che ti consente di vendere il film in vari paesi, ci sono molti altri aspetti, altri criteri da prendere in considerazione, che sono al di fuori del campionato, del concorso, che però mi rendo conto che poi il gioco della stampa è che cosa, come dire, il campionato, chi ha vinto, chi ha perso, si deve nazionale, però questo è abbastanza, è un aspetto della faccenda, ma è solo un aspetto per me. Grazie. Da quanto c'hai di filosofico nei tuoi film? Ragazzi, non abbocco. Perché? Mica ti vogliamo trascinare, assolutamente. No, non è che, non perché è una provocazione, perché non sono in grado di rispondere a queste domande.